Tieniti forte, Adolf. Me ne vado con i tuoi codici, Odin. Quindi ruberemo l'Ausmerzer, faremo fuori generale Engel e mostreremo agli americani come si fa una rivoluzione. Ok. Madonna, bellissimo però, mi piace un casino. Beh, però... cioè, non... qua bisogna fare veramente silenzio. Non aspetta. Qua veramente lo faccio per davvero. Perché... ma io... spero che... uccida Hitler. C'è scudo qua, sì. C'è shit. Va, va, Frau Engel, Frau Engel. Massimo. Man musste sich auf die Arbeit konzentrieren und hatte das Gefühl, was Sinnvolles zu tun. Verstehst du? Na klar. Was würdest du dafür geben, noch so eine Chance zu erhalten? Ich würde alles dafür geben, das Arschloch nochmal im Visier zu haben. Und diesmal würde ich treffen. C'è uno stronzo che fa, va a passeggio. Se è passato alle scale, forse mi butto assieme a lui e lo uccido. Sì, ok, perfetto. Lo uccido quando passa qua sotto, faccio prima. Perfetto. Ok. No, merda, aspetta, aspetta, aspetta. Che no, rischiava di sgamarmi, ce n'è un altro. Se non altri due. Ok, ce ne sono altri due. Forse riesco a farmi il giro da questo e ucciderli. Sotto non c'è nessuno. Lì là, intanto c'ho due asce. Me le posso lanciare e le uccido subito. Perfetto, perfetto, tempismo perfetto. Alla grande. Questa zona è libera. Posso controllare volendo. No, aspetta. Anche se è da lì che devo andare alla fine. Ah, cima! Sono il mangiatore seriale. Penseranno che hanno topi, tipo. Porco Giuda, non ci credo! Cioè, qualcuno mi deve spiegare come Cristo in croce io dovrei farla passare di qui. Perché questo lo uccido e vado avanti, ma lì c'è uno di questi corazzati. Ovviamente non posso ucciderlo con un colpo, anzi ce ne sono due. Non ci sono strade secondarie da dove cazzo dovrei passare. Cioè, veramente, facciamo il cazzo sta cosa. Dio mio. Mo vado qui se c'è un'altra strada secondaria, ma non credo. Ma non sono strade secondarie queste. Vaffanculo, vai, vado, vaffanculo. Sono davanti i coglioni adesso, basta. Ce la fai una, due, tre volte, basta, basta. È stato divertente. È stato divertente, veramente divertente, guarda. E basta, cane di merda. Mi vinculo tutti con la sabbia. Curati. Dio santo. Che due coglioni, guarda. Ho preso tutta la vita, fantastico. Caga. Ancora sei vivo, ma vuoi morire, stronzo? Ok. Basta, basta ragazzi, basta. Voglio giocare, voglio proseguire, non voglio rimanere bloccato nello stesso punto per 40 minuti, cioè.
Gesù. Beh, ho di nuovo tutta la vita. Ale! Prendo tutta, tutta. Da qua gli stronzi non possono neanche entrare. Complimenti alla mia mira, eh. No, svanito l'allarme. Niente più allarme. Caga. 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 Pezzo di una merda. Ti piace, stronze? Qua c'è il coso, ah sì. Io lo prendo. Però. Done. Strada libera. Ora devo proseguire, però non so da dove passare. Strada di controllo. Cerca da questo. Strada di controllo. Raggiungi l'Uber Commander. Che tecnicamente non dovrebbe essere questo. Shit. Ok, forse da questo. Togliete il forse. Oh, minchia, questo gioco, vi giuro, mi impongo di fare così stilt, ma non ci riesco, mi girano troppi coglioni. Daran kann man sich nicht satt sehen. Das atemberaubendste, was ich je gesehen habe. Ich stellte mir vor, auf den Wolken zu stehen, beschienen vom ersten roten Morgenlicht. Però parliamo della vista, fantastica, eccetera, li uccido. Ok. Ma degli scazzi che mi fanno sto gioco, boh. Bizzarro. Ma è suonato l'allarme anche in questa sezione, no? Quelli mi erano nell'allerto. Nell'allertola. No, io voglio troppo uccidere Hitler. Eccolo, il mio biglietto per la superficie. Ma sei sicuro? Cioè, non possiamo uccidere Hitler? Allora, io ho paura, non vorrei saltare troppo, però... Quindi voglio tornare indietro. Raga, allora, ho fatto tutto il giro del livello, ma assolutamente non c'è... un modo per uccidere Hitler, che io sappia, non c'è un modo. Ho girato tutto il livello ma non ho trovato nulla. Niente, niente di niente. Peccato. Perché se lui deve fuggire con la capsula di salvataggio, Krishna, non so se ci ricapita l'occasione di uccidere Hitler, ma diciamo che è un po' sprecata. Potevano darci l'opportunità di ucciderlo. Spero che non lo mettano con un DLC, perché mi incazzo veramente. Cioè, sono fatto pregustare. Dio santo, non da questo, ma da questo. Ah! Ok, fuga. Non so se è proprio una vera e propria fuga, però... Raga, di qui si va via, eh? Capsula di salvataggio. Transportkapsel bereit zum Einsteigen. Che palle. Bitte Zugangsdaten eingeben. Achtung, die Funktion Navigationssystem bestellt. Licht. Notfallauswurf eingeleitet. Landung in T minus 3, 2, 1. Siamo su Venere. Non credo che qui. L'aria è pesante, fa un caldo bestiale, come il Texas in agosto. Che manzo. Ma di quello non posso mai dire. Venere! Capsula stata rispondendo. Sì, siamo vivi. Dove cavolo devo andare?
Io perdo sempre, ecco, infatti. Oia, in queste ambientazioni rocciose io perdo sempre la strada. È ora di entrare. Devo trovare l'Oberkommando e rubare i codici Odin della nave del generale Henkel. Un gioco da ragazzi. Merda, sto bruciando vivo. Come sto bruciando vivo? Ah, ho capito. Non mi è chiaro. Devo stare attento a questo piccolo fattore, allora. Se scende a zero sono fottuto. Burda. Ehi, culati! Pezzo di una merda. Recuperato vita più o meno, scusa. Non pensavo ci fossero robotoni del genere. Vabbè, tanto non c'è allarme. Che mi frega. Ho posto di allarme. Cool. Visto che c'è un passaggio qua. È bello, bello, bello così! Ma vai a cagare! Minchia, oh! Cioè, pensavo fosse di spalle, no, no? Figurati, eh! Tanto mi devono sempre cagare il cazzo! Dio mio, oh! Ma là che ho cagato la minchia, eh! Le cedi! E tu sei ancora vivo, stronzo! Porca puttana, oh! Bello. E to anche a te. Oh, tutto mio. Todos mio, todos. Aspetta, c'era uno. Aspetta. Ok. Là, là, chi sta arrivando? Senti il rumore. Ah, che diavolo. Brutto al naso. Fastidiosissimo qui dal lato, non ora! Che muori, idiota! Questa roba! Te le urla! Ah, che fastidio! Ah, ok, ci sono. Ci sono, ci sono, ci sono. Ma Topino no, e dirà, ma potevi fare lo stealth, potevi fare lo stealth. E lui, assieme a tutti quelli che dicono così, possono succhiarmi il cazzo. Krishna. Affanculo, mica cado sempre qua. Che due palle. Cioè, io ci provo a fare lo stealth. Krishna se ci provo, ma porco il cane. Mi girano troppo le palle, ti beccano per un niente. Per la sto coglione di merda! Mica! To! Perso il braccio, to! E anche la dignità. Pezzo di merda. Ah, sto perdendo io la dignità. Gesù. Ah, questo naso. Ah! Ok. Allora. Con calma. Qui c'è una bella cassa. No, un cacchio, non è una cassa. Per fortuna che ho gli occhiali. Si è chiuso? Bello, bene, bene. Oddio. Cristo, sono i giorni peggiori della mia vita. Il naso mi gocciola. Oh, l'afta sulla lingua, bene. È la grande proprio. Mica l'afta, vi giuro, prenderei un paio di forbici e mi taglierei, guarda, un pezzo di lingua. Che nervi. No, non questo pezzo di sterco. Anche se... Perché no? Sto coglione. Di nuovo il caldo. Merda. Chi? Chi osa?
Ehi, Jimmy! Allora. Vediamo dove andare. Vediamo. C'è un segnale elevato, quindi c'è qualcuno in zona. E ciò non mi va bene. Troppo caldo, devo abbassare la temperatura. Devo abbassare la temperatura. Questo qui si cuoce maroni dentro la tuta. E ciò non va bene. Che però non è neanche tanto lontano, no? Cioè 40 metri. Dove? Cioè, oddio, guardate, sono in piedi e nessuno mi vede. Ma è normale, cioè. Vedo uno lì. Ok. No, non mi becca! No. Cioè, oh, ragazzi, quando mi impegno e mi metto sempre in ginocchio, tranquillo, sfrutto le coperture, cerco di avanzare piano piano. Va, lo stronzo è quello in fondo. Mi sa che è quello in fondo, no? Sì. Fuori. No, nessuno l'ha suonato. Invece quando faccio le cose per bene mi beccano sempre. Cioè, ma mi pare. Ma è una presa per il culo. Ma no, mi sta prendendo per il culo questo gioco, lo dico io. Questo vitro è potentissimo. Peccato per il peso. Il peso un pochettino mi fa storcere il naso. Abbassiamo un po' la temperatura. Non si sa mai. Questo è questo! Oh Gesù! Cagnolino! Oh Jesus! Minchia! Cagnolino esplosivo! Cagnolino dell'Isis è quello. Vieni qui. C'è l'entrata. Cosa c'è? Questo che diavolo è? Ah, boh, siamo una cassa piena di sassi e trapani. Aspetta. Oh. Bozzetto. Ma dove cazzo devo andare? Ah, era qua, minchia, stavo cercando un'ora la strada e c'era la porta qui, un genio. Vediamo. Oh, ho preso le munizioni. Che questione. Ma fai lo stronzo qua. Non devo dormire. Comunque è molto bello sto Wolfest, non è difficilissimo questa modalità, cioè. Stronzo, muori. Ma questo livello di difficoltà non è per niente difficile. Ti impegni e via, cioè non è. Io non oso neanche immaginare, ragazzi, il livello di difficoltà Uber, che è quello massimo. Merda, sto bruciando vivo. I volanti li odio. Li odio, sono sempre in mezzo ai coglioni. Ma poi esplodono, capito? Come se non bastasse. Cioè, tu sei crepo, guarda. Muori. Ok, facciamo il pieno di shit. Save life. Mi serve corazza. Troppo caldo, devo abbassare la temperatura. Ancora? Ma Dio santo però. Blascovicione. Lì. Comunque c'è parecchia varietà nei livelli. Mi piace. Prima eravamo sulla Terra, adesso siamo su Venere. Figo. Lo rifaccio nel dubbio, minchia. Si abbassa troppo velocemente sta roba, non mi piace. Io qua devo sfondare, ma non fa con l'arma in mano. E olè. Vabbè, la lascio lì tanto. Mi ha regalato gioia, ma adesso basta, tu muori. La bottina. No, questa merda. Muori! Oh Gesù, cade! Caga, muori! Le palline! Esplodo tutto! Amabile sto gioco, amabile. Oh Gesù. Ok, tutto for me. No, la Frau Engel era quella. Vai di ascensore! Bella visione, spettacolare. No.
Sì. Comunque, in urta sta cosa che non ci hanno dato la possibilità di uccidere Hitler. Cioè, quale chi sano di mente non l'avrebbe ucciso in quel momento? Anche a costo della propria vita, dai. Quale merda? Puntiglia di merda. Sarà anche un paesaggio infernale, ma questa vista è impagabile. Quale vista? Questi tizi che uccidiamo? Quanti a voi sto parlando? Io mi mangio le loro ciambelle, tanto loro non le mangeranno più. Oh oh, chi vuole sta roba? Nuova arma? Oh Gesù. Nuova arma, raga. Figa, dobbiamo testarla. Qua fa. Sì, qua fa, là. Aspetta, vediamo. La devo tenere premuto per caricare il colpo. Minchia, che cazzo ho aperto? Un portale in una nuova dimensione? No, questa è da provare sugli umani, ragazzi. Vediamo cosa ne viene fuori. Allora, sicuro ci sarà un test. Ecco, infatti, aspetta, guarda. Madonna, ma è bellissima. È bellissima, però pesa. Qui si spawnano robottoni, quindi... Ah, eccoli dove cazzo è. Ecco perché mi spostavano sempre alle spalle. Impiccatevi. Sarà anche un paesaggio infernale, ma questa vista è impagabile. Ancora lo devi dire. Déjà vu. Ciao. Affanculo! Merda, sto bruciando vivo. Vabbè, grazie. Si fermo qui, cioè. Che dovremmo fare? Ora non te lo godo il panorama, cioè. Rimane sdraiato lui, come mi pare. Tranquillo, comodo, Blaskovic, grande. Jesus. Lo odio. Ah, me ne segno uno che sicuramente è qua sopra, ci scommetto tutto. Lì sopra. Ah, non muore. Cioè, ma seriamente. Un Asha non lo uccide. Sta per sgamare. Perfetto, pensavo ci fosse dalle scale. Buono. Sì, è molto molto buona come cosa. Io ho la pistola, sì, ok, ma cioè, queste cose non si possono veramente vedere. Guarda! Mi stai prendendo per il culo. Vai a cagare, non me ne frega. I don't give a fuck. Dai il robottino, il cane, mia, vaffanculo, merda, vaffanculo. Aspetta. Ah, di gusto, tutto mio. Questo fino di colpi, non va bene questa cosa, non va bene. Benvenuto all'Oberkommando. Popolazione, un mucchio di stronzi. Dove avete messo i miei codici Odin, bastardi? Raga. Minchia, ha sparato la palla dietro prima di gas, non lo so che diavolo è.
30 metri, riuscivo a sgattaiolare. No, il cazzo! Uè, il cazzo proprio! Ah, jeez, sto cane di merda! Oh, entrato al guinzaglio! Ovviamente mi esplode sempre in faccia, così sto per... rimanere sempre in tema. Porco... Oh, 30 minuti, raga! 30 minuti bloccato con due coglioni qui da uccidere. Pauroso, pauroso. Questo bastardo qua. Ok, ora devo... Benvenuti all'Obercommando. Popolazione zero. Dio santo. Questo sono troppo incazzato. L'HDP vorrei mi stanno problemi. Minchia. Che nervi. Guarda, quindi se tutto questo parte o anche le successive o le precedenti erano spezzettate, è per questo. Perché è impazzito l'HDPVR. Così a cazzo di cane ha deciso di rompermi i coglioni. Ma porco Giuda, che cacchio devo passare? Cioè, qua è chiuso. Non disponibile. Entro in un barco, ok. C'è altro? Qua vedo sesso. Guarda qua. Guarda! Che stronzata. Fra circa 3 minuti tiro un pugno al computer perché tanto si blocca. E questo è il problema dell'HDPVR. Che non ho capito se ha problemi di surriscaldamento o che cazzo. Codici Odin. Dove... siete. Eccovi. Ti piace, eh? Uccellino? È meglio se te ne vai adesso. Il mio passaggio è qui. Le luci d'emergenza sono accese. Dove sono tutti? C'è qualcosa che non va. Stai pronto a tutto.